Sì, allora, come dicevi, io sono stato fino a ieri, non sono stato questa volta nelle regioni in cui adesso si combatte, tengo a precisarlo, sono stato l'ultima volta, un mesetto fa, ma la situazione era molto molto più tranquilla. E sono stato invece nelle regioni occidentali, nella Galizia storica, nella Bukovina, dove, proprio perché in occasione delle elezioni, dove ho potuto un po' vedere qual è stato il clima in cui sono state accolte queste elezioni, al di là del risultato, proprio la chiamata elettorale. Io volevo dare giusto un dato e ricordare che è vero, come è stato detto, che l'affluenza di queste presidenziali ha rappresentato un primato per l'Ucraina, siamo intorno al 60%. Nelle regioni in cui sono stato io si è toccato, si è superato l'80%. La sera, domenica sera, alla chiusura dei seggi, quando sono stati diffusi, cominciavano a essere diffusi gli exit poll, anzi già cominciavano i primi dati parziali, c'erano gruppi di persone che chiamavano in piazza Leopoli o che accendevano candele. Ma questo è giusto come elemento per dire di come queste elezioni siano meglio vissute come un'opportunità per il paese. Io vorrei fare un pochino, ho ascoltato gli ultimi 30 fino ad ora e devo dire che ci sono tantissimi elementi che naturalmente condivido e che hanno, come dire, un po' gettato luce su aspetti che non vengono spesso riferiti qui in Italia dai media mainstream, diciamo. E vorrei un pochino cercare di, con questo mio intervento, di raccontare, quindi dal basso, quello che sta succedendo, che sta succedendo in Ucraina. E vorrei partire da una considerazione che io ho fatto tempo fa in un articolo. E dire che secondo me questa Ucraina è, io l'ho definita l'ultima rivoluzione sovietica d'Europa. Io sono convinto che quello che sta accadendo oggi nel paese sia esattamente quello che sarebbe dovuto accadere in Ucraina 23 anni fa. Faccio per esempio riferimento ai giorni immediatamente successivi alla caduta di Yanukovych, che a me non piace chiamare regime perché l'abbiamo ricordato, comunque Yanukovych è stato legittimamente eletto con delle elezioni giudicate conformi ai standard internazionali delle istituzioni dell'OSCE. Parlerei piuttosto di una cleptocrazia che ha saccheggiato il paese ed era percepita come un apparato burocratico soffocante. Comunque, dicevo, la reazione immediatamente successiva alla caduta di Yanukovych, la reazione popolare nelle regioni centro-occidentali dell'Ucraina, è stata quella di tirare giù le statue di Lenin. Cosa che era accaduta 23 anni fa, la caduta dell'Unione Sovietica, soltanto nella regione in cui sono stato io, qui ero fino a ieri, dove le statue di Lenin sono state tirate giù all'indomani della caduta dell'Unione Sovietica, dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica e sostituite con nuovi eroi locali, principale poi da Taras Shevchenko, che è un po' la figura che più unisce gli etnici ucraini o coloro che si sentono locali. Ma nel resto del paese, dal centro all'ovest, ma senza spostarsi, necessità di spostarsi tanto al sud anche, in tutte le piazze delle città, dei villaggi, dei paesi, delle piccole, delle città più grandi, troneggiava una statua di Lenin. Questa statua di Lenin è stata assaltata e abbattuta anche a Kiev, all'indomani della caduta di Yanukovych. Questo mi ha fatto subito pensare, diciamo, un elemento empirico al fatto che l'Ucraina forse per la prima volta cominciava a liberarsi del proprio retaggio sovietico. Ecco perché è stato molto interessante l'intervento di Bergamaschi riguardo i conflitti congelati. Ed è vero, perché appunto anche l'annessione della Crimea, o meglio, il distacco della Crimea dall'Ucraina, quello che sta succedendo oggi nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e di Lugansk, è un diretto effetto di questa rivoluzione. Questa rivoluzione sovietica con 23 anni di ritardo. Che cosa sta succedendo adesso nelle repubbliche, nelle regioni orientali, dove nelle ultime ore
parte. Allora vorrei ricostruire un attimo gli avvenimenti dall'elezione di Petro Poroshenko. Intanto vorrei dire che non è una sorpresa questa recrudescenza di quella che viene definita operazione antiterrorismo nelle province secessioniste. Anche qui vorrei aprire una parentesi: non è molto indovinato come nome da parte di Kiev chiamare questo intervento di polizia militare, forse non lo so, chiamarlo operazione antiterrorismo. Chiamare i secessionisti terroristi non è proprio la scelta migliore, volendo andare verso una conciliazione del problema, perché giusto per inciso ricordo che gli attivisti di Romagnani hanno occupato gli edifici pubblici a Kiev in molte delle città occidentali, quando i Berkut hanno cercato di liberarli, comunque il governo di Yanukovych intimava di liberare gli edifici governativi, dei governi locali. Oggi, meglio fino a ieri, prima della comparsa, ne parleremo adesso di questi due miliziani, fino a ieri i separatisti hanno occupato gli edifici dei governi regionali, quindi ecco, subito chiamarli terroristi e mandare le forze speciali con un'operazione antiterrorismo, anzi dico di più, nei giorni del 18, 19, 20 febbraio, esattamente la sera del 18 febbraio, ero a Maidan Ezalezhnosti, il governo di Yanukovych annunciò un'operazione antiterrorismo contro gli attivisti di Euromaidan, eventualmente Sigridovskaya. Ma comunque questo era soltanto un inciso. Dicevo, la recrudescenza di questa operazione è esattamente poche ore dopo, anzi prima ancora dell'ufficializzazione della vittoria di Poroshenko, quando ancora lui non era nel pieno dei propri poteri, non è una sorpresa. Poroshenko l'ha detto a seggi chiusi, una delle prime dichiarazioni che ha fatto è stata: nessun dialogo con i separatisti, sia l'amnistia, ma operazione antiterrorismo rapida ed efficace. Ha detto letteralmente: un'operazione antiterrorismo non può durare settimane, deve durare ore. Non mi sento di non darei un giudizio negativo, necessariamente negativo a questa cosa, anzi, io ho scritto che era paradossale che il governo precedente annunciasse un'operazione antiterrorismo, un'operazione di forze di sicurezza, per cui per tre giorni non si vedesse nulla, poi una schermaglia, poi due settimane nulla, poi improvvisamente di nuovo niente. Era chiaro che mancava comunque una incisività, una direzione chiara che fosse presa. Ora, che sia quella giusta o sbagliata, naturalmente non stanno in dirlo, nel senso sicuramente non apre il dialogo, però decisamente. Però al di là di questo, come dicevo, non è assolutamente una sorpresa. Se l'aspettavano anche nelle regioni, si aspettavano anche a Donetsk, ho parlato alcuni giorni fa, e anche successivamente con un mio collega che è a Donetsk, e lui me lo diceva ad ogni occasione: qui c'è la quiete prima della tempesta, si aspetta l'attacco finale delle forze di sicurezza. Che cosa sta succedendo lì? Ci sono queste due regioni che sulle cartine che sono state distribuite vedete, questa di Donetsk e di Lugansk, che coincidono quasi integralmente con la macro regione del Donbass, questo bacino minerario, che sono fuori dal controllo di Kiev. Le istituzioni sono di fatto svuotate dei loro poteri, ci sono dei governi autoproclamati, in particolare queste due repubbliche, la Donetska Repubblica e la Luhanskaya Repubblica, e hanno stilato un manifesto per la creazione di un nuovo Stato, per la fusione di questa realtà, per la creazione di un nuovo Stato, la nuova Russia, la nuova Russia. Questa nuova identità, hanno scelto una nuova bandiera che ricorda vagamente quella dei sudisti della guerra civile americana. Questa nuova realtà che sembra crearsi adesso, che ha un suo leader, un suo presidente, non è casuale e dovrebbe farci, questo mi riallaccio al discorso dei conflitti congelati di Bergamaschi, non è casuale, dovrebbe farci pensare, perché si rifà all'ideologia, l'idea di non Russia, si rifà ad un concetto storico
reale, come dire, una grossa fetta di queste regioni effettivamente ha fatto parte per un certo periodo nel passato di una regione chiamata Novorossia. Ma il fatto che oggi questi separatisti scelgano questo nome richiama facilmente alla mente le dottrine eurasiste di questa grande Russia eurasiatica che si spande lungo i due continenti, ovunque arrivi la lingua russa e la cultura ortodossa. Infatti non a caso quel giorno, quando è stato siglato questo accordo per la fondazione di questo Stato, erano presenti dei personaggi, degli ideologi russi dell'Izborsky Club, che negli ultimi anni è un pensatoio che a Mosca negli ultimi anni ha una forte influenza sul Cremlino, che sono fautori di questa idea di una grande Russia, di una grande Unione Eurasiatica. Perché dico questo? Perché quando si parla degli interessi russi nell'Ucraina e del perché, se c'è una influenza russa nella crisi ucraina, non dobbiamo dimenticare il progetto che sta portando avanti il Cremlino negli ultimi anni, quello di creare un'Unione Eurasiatica partendo dall'Unione doganale che attualmente è già esistente con la Bielorussia e il Kazakistan. Non è mai stato segreto Vladimir Putin di ritenere fondamentale per la nascita di questa Unione Eurasiatica la presenza dell'Ucraina. L'evoluzione della crisi degli ultimi mesi, il fatto che la rivoluzione di Euromaidan abbia dato una spallata al governo di Yanukovych, togliendo un po' la possibilità di influenza da parte di Mosca di avere un controllo diretto dell'Ucraina e anche dare un po' una sterzata verso l'Europa. Bene, questo ha sicuramente fatto realizzare al Cremlino di perdere, ma corre il rischio di perdere il controllo dell'Ucraina. Come la Russia può entrare nuovamente in possesso, come può rientrare a controllare l'Ucraina? Dividendola, o meglio, favorendone una divisione. Se il Cremlino non può avere l'Ucraina una sua interessa, probabilmente potrà avere Novorossia e la Crimea. La Crimea già è stata oggetto di, è stata già annessa alla Federazione Russa, le repubbliche separatiste, la Donetsk e la Respubblica, Lugansk e la Respubblica, che ora si sarebbero fuse in questa nuova entità, potrebbero essere un futuro. Vorrei ricordare come si è arrivati a questo punto alla dichiarazione di autoproclamazione di indipendenza da parte delle repubbliche orientali, dove oggi è in azione, è in atto questa operazione militare che è molto più simile ad una guerra civile. Il referendum che si è tenuto l'11 maggio nelle province appunto del Donbass, la Repubblica nella regione di Lugansk, e oggi ritenuto, viene oggi spesso richiamato dai separatisti e dalle forze pro-russe, filorusse, come l'elemento legittimante di questa volontà popolare di staccarsi da Kiev e entrare a far parte della Russia. Ma quel referendum si è svolto in una modalità non nuova, perché è stata un po' una duplicazione di quello avuto in Crimea. A me è capitato spesso di sentirmi dire che, ma sì, la Crimea in fondo ha scelto legittimamente di staccarsi dall'Ucraina e di chiedere di far parte della Federazione Russa. Però forse dovremmo ricordare quali sono state le modalità con cui si sono svolti questi referendum. Di fatto mi riferisco alle province di Donetsk e Lugansk, ma lo stesso discorso vale per la Crimea.
si era in una situazione in cui i seggi erano presidiati da persone armate, non c'erano di fatto liste elettorali. Ho parlato con diverse persone che mi hanno detto di aver votato diversi seggi, diverse sezioni. Era sufficiente avere un qualunque documento per poter votare, non c'erano, ripeto, le liste elettorali. Le schede elettorali non avevano alcun sistema di contraffazione, erano semplici stampati bianchi con due caselle per le crocette. E soprattutto si sono svolti in tempi molto rapidi, senza la possibilità di fare alcuna campagna referendaria e senza l'osservazione, fuori dal controllo degli osservatori internazionali. Insomma, sono tante le ragioni per dubitare della pienezza, della legittimità di questi referendum. Eppure oggi la Crimea è ormai a pieno titolo parte della Federazione Russa e delle province orientali si combatte per il tentativo da parte di Kiev di riprendere il controllo del territorio, quindi siamo in una situazione di vera e propria mancanza di controllo sul territorio. C'è una ragione per cui tutto questo sta avvenendo, per cui Kiev fatica a riprendere il controllo, per esempio, delle province orientali, o meglio, anche una ragione per cui quello che sta avvenendo a Donetsk non è avvenuto a Dnipropetrovsk, che è un'altra grande città del centro-est, una grande città industriale, a maggioranza di lingua russa, di etnia russa, a grande vocazione filorussa. Ed è il ruolo degli oligarchi in questa crisi ucraina. Ho parlato prima non a caso di una cleptocrazia quando mi riferivo al governo che è stato mandato a casa da Euromaidan. Cosa è accaduto in questi 23 anni? La ragione per cui, come dicevo all'inizio, probabilmente si ha solo oggi una rivoluzione sovietica, post-sovietica in Ucraina. Il paese è stato fortemente sotto il controllo di pochissime persone che delle volte hanno manovrato il potere politico senza necessariamente prendere di parte in prima persona. A differenza di quello che è successo in Russia, il potere degli oligarchi in Ucraina si è fuso con il potere politico. Lo ha letteralmente fatto proprio, anzi, forse, se vogliamo, il potere politico è stato proprio una promanazione del potere economico in mano alla persona. Voglio dare soltanto un dato che dà il senso. Oggi in Ucraina circa 50 persone controllano circa il 50% del prodotto interno lordo, del PIL. In Russia questa proporzione è 15, 50 milioni della Russia controllano circa il 15% del PIL. Russia è appunto un paese pure molto controllato dagli oligarchi. Molto brevemente, queste località, queste città, Donetsk, Lugansk, Dnipropetrovsk, sono letteralmente dei feudi di questi personaggi. Fino ad oggi Donetsk era territorio incontrastato di Rinat Akhmetov e dal nuovo governo pure è stato messo a capo del governo un altro oligarca, Daruda. Perché Kiev, dicevo, non riesce ad essere così incisivo ad arrivare alla soluzione nelle province, della questione delle province orientali? Perché non esiste una verticale del potere, perché le forze di polizia locali sono di fatto sotto il controllo di questi personaggi, di questi oligarchi, che non permettono che le decisioni prese a Kiev influiscano sul proprio territorio, sul proprio, diciamo, nel proprio cortile. Quindi che cosa c'è
Cosa c'è da aspettarsi oggi? Sicuramente Poroshenko andrà avanti con la propria politica, continuerà a dare forza all'intervento militare nell'est. Il rischio che però questo intervento si prolunghi per un tempo indefinito è proprio anche a causa di queste forze che sono in atto, queste forze che si contendono nel potere locale nelle varie province orientali. Grazie.